passaci il pallone, siamo smarcati. Sbrigati, non dargli il tempo di recuperare. Ottimo passaggio di Schneider, che libera Molby. Molby avanza sulla fascia. Attenti a Steve, ragazzi, marcatelo. Sì! Molby avanza ancora e in combinazione con LeBlanc riesce a saltare ben tre avversari. Il Giappone sembra in difficoltà. Bravi, continuate così. Sono sicuro che riuscirete a segnare. La loro difesa ormai è sbilanciata, non vi possono fermare. Forza ragazzi, ancora un piccolo sforzo! LeBlanc e Molby si scambiano continuamente il pallone, stanno per entrare in area. Ormai è fatta, questa è l'occasione buona per passare in vantaggio e non la falliremo! Molby carica il destro, sta per calciare in porta! Oh no! All'improvviso appoggia per LeBlanc. La finta del numero 11 europeo disorienta Warner, che si aspettava il tiro. Il pallone sta per finire in rete, ma il portiere del Giappone non si arrende e si lancia in tuffo. Parata, Warner miracolosamente è riuscito a respingere. Bravo Ed, bella parata! Sì! Bravissimo! Accidenti! No! Il pallone è ancora in gioco e finisce proprio sul piede di Molby. Yeah! A terra, la porta è praticamente vuota. Questo non riuscirai a prenderlo. Aiutami, Philip. Incredibile, Hatton e Callaghan sono riusciti a intercettare il tiro. Bel salvataggio, ragazzi, siete stati grandi. Sei il più forte, Holly. Ma attenzione, perché l'arrembaggio dell'Europa ancora non è finito. LeBlanc si tuffa, sembra intenzionata a colpire di testa. Ci penso io. L'attaccante francese riesce a sfondare la barriera eretta da Hatton e Callaghan e a indirizzare il pallone verso la porta sguarnita, ma Warner non è ancora battuto. Fantastico, il portiere del Giappone ce l'ha fatta di nuovo. Bisogna riconoscere che il numero uno della squadra asiatica è veramente un portento. Riesce ad effettuare delle parate quasi impossibili. Bella parata, Ed! Maledetto! Ero convinta che sarebbero riusciti a segnare, ma in fondo non mi dispiace che Ed abbia parato. Nonostante l'assenza di Price e Lenders, il Giappone sta giocando molto bene. Non sarà facile per i miei ragazzi vincere questa partita. Siamo ormai giunti alla metà del primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, le occasioni da gol non sono mancate. Finora i migliori in campo sono i due portieri, che si sono esibiti a interventi spettacolari. Ora è il Giappone che manovra a centrocampo con Mello. La squadra europea è costretta a difendersi anche con i centrocampisti, che arretrano di qualche metro. Dobbiamo assolutamente riuscire a segnare un gol prima della fine del primo tempo. Vai, Holly! Mello appoggia verso Hatton. Ci siamo anche noi, ok? Hatton avanza, palla al piede, accompagnato nell'azione da Callaghan e Mason. Più veloci, ragazzi, ce la potete fare! Corri, Holly! Non lasciategli spazio, ragazzi! Non deve entrare in area! D'accordo! La difesa dell'Europa si chiude a riccio. Hatton è ancora in possesso del pallone, ma è in evidente difficoltà. Non sa che cosa fare. Accidenti. Ehi, Holly! Vai sulla sinistra, James! No! Dalle retrovie avanzano i fratelli Derrick. Hatton li serve cogliendo di sorpresa i difensori della squadra europea. Questa azione mi ricorda qualcosa. La progressione dei fratelli Derrick ha colto di sorpresa l'Europa. Probabilmente, come un anno fa a Parigi, stiamo per assistere a qualcosa di veramente eccezionale. Il pubblico è in trepidazione e anche sulla panchina sono tutti con il fiato sospeso. Siamo al limite dell'area, potrebbe essere l'occasione buona per il Giappone. Adesso! Ci siamo! Jason Derrick vola letteralmente sopra la porta per raggiungere il passaggio del fratello. State attenti, marcateli! Dove credi di andare, nanerottolo? LeBlanc e Molby entrano in scivolata per difendere la loro porta dall'attacco del Giappone. Non posso guardare. Vai, Holly! Non fare il fifone, Bruce. James Derrick sta per calciare in porta. Oh, no! Ma all'ultimo momento effettua una finta che manda fuori tempo gli avversari. Ci siamo!
si tuffa in ritardo ed è gol! Il Giappone è passato in vantaggio! Abbiamo segnato il primo gol! Evviva! Siete grandi! Bravo, Olli! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Fantastico! Che cavolo sto facendo? Scusatemi, ragazzi! Mi sono dimenticata di essere l'accompagnatrice ufficiale dell'Europa! Complimenti, Olli! Ce l'hai fatta! Bravi, ragazzi! Avete visto? È stato più facile del previsto! È bastata una finta per mandarli tutti a cuore! Sono sicuro che vinceremo anche questa volta! Continuiamo così, ragazzi! Sì! Sì! Proprio come accadde a Parigi l'anno scorso, il Giappone è riuscito a segnare il primo gol della partita. L'azione della squadra asiatica è stata travolgente e il pur bravo Heffner non ha potuto evitare che il pallone finisse in rete. Ora c'è da aspettarsi la reazione della selezione europea, che dovrà moltiplicare gli sforzi per riequilibrare il risultato. Il gioco è ripreso, Schneider entra subito in possesso di palla e punta dritto verso l'area del Giappone. Presto, tutti in difesa, marcatelo stretto! Il capitano dell'Europa è scatenato, nessuno sembra in grado di fermarlo. I difensori del Giappone entrano decisi, con un dribbling ubriacante Schneider li salta tutti e si presenta solo davanti a Warner. Devo segnare! Speriamo che Ed riesca a parare. Accidenti, è solo! Mi dispiace, Warner, ma stavolta non hai scampo! Schneider esplode un tiro violentissimo. Il pallone colpito di collo piano viaggia dritto verso la porta. Warner sulla traiettoria sembra in grado di parare, ma improvvisamente il pallone cambia direzione. Il portiere del Giappone viene colpito al volto dalla bordata di Schneider e finisce contro il palo. L'ha colpito in piedi. Accidenti, che tiro! Ed è stato ingannato dall'effetto. Allora, Warner, che cosa ne pensi? Ti è piaciuto il mio nuovo tiro speciale? Non avevo mai visto niente del genere. Il tiro di Schneider, carico di effetto, ha colpito in pieno il portiere, che non ha avuto la prontezza di ripararsi con le mani. Il pallone comunque è finito oltre la traversa, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo in favore dell'Europa. Warner nel frattempo sembra aver risentito del colpo ricevuto in faccia e resta a terra stordito. Speriamo che non sia niente di grave. Oddio, si sarà fatto male! Oh. Maledizione! No! Ed, come stai? Tutto bene, Ed. L'arbitro ferma il gioco e permette ai sanitari del Giappone di soccorrere il povero Warner, che resta a terra dolorante. Questa non ci voleva. L'infortunio sembra grave, infatti vediamo arrivare la barella sul terreno di gioco. È un vero peccato, perché Warner fino a questo momento era stato uno dei migliori in campo. Mi dispiace, ragazzi, ma non credo di farcela. Non ti preoccupare, gli incidenti fanno parte del gioco. Una cosa del genere poteva capitare a chiunque. Olli ha ragione. Bravo! Bravo! Uscita dal campo di Warner e accompagnata dagli applausi degli spettatori che salutano il loro beniamino. Visto che Benji non può giocare, tocca a me difendere la porta. Al posto di Warner entra in campo Crocker, che fa così il suo esordio a livello internazionale. Ma attenzione, il gioco sta per riprendere. L'Europa batte un calcio d'angolo con Stubb che crossa verso il centro. Il pallone scavalca tutta la difesa del Giappone e finisce sui piedi della corrente Schneider. Attenti a Schneider! Warner l'ho sistemato. Vediamo che sa fare la sua riserva. Oh no! Il capitano dell'Europa, appena entrato in possesso del pallone, calcia verso la porta. Sinceramente non vorremmo essere al posto di Crocker. Crocker è sulla traiettoria. Ma anche lui viene ingannato dall'effetto. Il pallone colpisce in pieno il portiere giapponese e finisce sulla traversa. Stai bene, Alan? Sì, sto bene. Non sono riuscito a segnare neanche stavolta, ma vinceremo lo stesso. Fate presto, ragazzi! Allontanate il pallone! La palla, dopo aver colpito la traversa, finisce sui piedi di Molby. Forza, Steve! Tiro in porta! Agli ordini! L'attaccante dell'Europa sta per calciare. Il tiro a mezza altezza si avvia verso la porta difesa da Crocker. Coraggio, puoi farcela, Alan. Il
Crocker inspiegabilmente resta immobile ed è gol! La squadra europea ha pareggiato con Molby. Accidenti! Ehi, ma com'è possibile? Il tiro del numero 11 europeo non sembrava imparabile. Complimenti, Steve. È stato un gioco da ragazzi infilzare quel nanerotto. Crocker ha avuto paura di essere colpito di nuovo al volto e non ha neanche accennato la parata. È un vero peccato che Benji Price non possa partecipare a questa partita, perché in questo momento il Giappone avrebbe bisogno della sua esperienza. Accidenti, Alan, mi hai deluso.